prima esperienza in Sardegna a Cagliari per il nuovo comandante dei carabinieri, dottor Totaro. Lei, appunto, la prima volta che viene in Sardegna ufficialmente per coprire un ruolo, però l'isola lei la conosce già? L'isola la conosco per una precedente esperienza in un contesto probabilmente diverso, sia sul piano diciamo operativo che sul piano territoriale. Parlo del Morese, per un breve tirocinio trascorso ormai più di 20 anni fa, e in un momento peraltro anche significativo per l'Arma dei Carabinieri, perché fu perpetrato l'omicidio di Chilivani, dove morirono, persero la vita due carabinieri fra Volcano. E lei in quell'occasione era presente qui? Io sono arrivato 15 giorni dopo, per cui ho avuto il modo di vedere, di assistere a una macchina, quella dell'Arma, e di tutte quante le altre forze di polizia che concorsero per assicurare la giustizia agli autori di quel crimine. Lei tra l'altro ha avuto occasione anche di sapere e conoscere un po' quali sono le urgenze a livello di sicurezza qui a Cagliari e provincia? Beh, dal dialogo odierno insieme con il prefetto, con il generale Pezzoli della Guardia di Finanza, ma già in precedenza attraverso un affiancamento che è durato a lungo con il colonnello Domenichi alle volte a distanza, se non in loco più di recente, e senza ombra di dubbio una delle criticità è rappresentata dallo spaccio della droga, ma da una lettura anche della rassegna stampa emergono problemi legati agli incendi, ai furti, problematiche alcune magari più comuni sul territorio nazionale, altre magari più